L'ultima volta che ho visto Andrea era ancora settembre. Qualche settimana prima avevamo trovato la lettera di Yei, pesante come la pietra. Mentre il mondo naufragava lontano, anch'io smisi di aspettare. Finché fossi rimasta in quel limbo fatto di me e di Andrea e dei nostri respiri, nulla sarebbe esploso. Quella notte prendemmo la macchina e vagammo lungo la costa. Faceva caldo e i palazzoni della periferia ardevano bassi in lontananza. Il mare scorreva veloce sulla strada, nero come il cielo. Sentivamo che la notte del sud era fatta di distanze indicibili che non avremmo mai coperto. Pensai che Andrea dovesse avere un segreto molto grande da proteggere, per trovare la forza di andare via da me. Tutto ha la stessa importanza di niente. Volevo mostrargli il mondo, fargli capire che c'è sempre qualcosa di più grande, di inaspettato con cui non possiamo competere. Che forse il destino non cambia, ma si spalanca. E allora che importa se sei tu a scegliere lui o se è lui che sceglie te?